Maxi operazione di polizia municipale stamattina a Genova in via Bertani, dove è stato sgomberato e messo sotto sequestro il centro sociale Buridda. La risposta nel pomeriggio da parte di 200 persone circa appartenenti all'area narco-insurrezionalista, che per protestare contro il provvedimento hanno sfilato in corteo in centro a Genova. Un gruppo di loro si è poi staccato compiendo atti vandalici all'interno della sede del Partito Democratico in Vico delle Vigne. Questa è la Buridda che reagisce a uno sgombero. Questa è la città che più ne soffre ogni giorno dei propri diritti. E quello che c'è stato in Mattia, la Buridda, non è l'unico atto repressivo che questo governo, insieme alle forze di polizia, insieme alle giunte, stanno portando avanti nei confronti dei movimenti. Anche diverse residenze occupate, case occupate, in giro per tutta Italia, le sono sgomberate in questi giorni con il sabotaggio del piano casa del governo Renzi. Con chi fa la legge, che c'è l'articolo 5, che prevede l'impossibilità di avere la residenza dall'altro primo tempo in una casa di necessitato. Questo significa che migliaia di persone, da un giorno all'altro, si troveranno in condizioni di profondo disagio, soltanto per gli interessi degli speculatori, che ogni giorno, da questi spazi, che non ci impegniamo con la lotta, ci vogliono fare soldi, noi ci facciamo tutto di casa, ogni milione, e questa è la città di sotto, questa è la città di sotto. Partorisce figli già con gli occhi chiusi, lastrica le vite di metallo e plastica, ci mastica per disputarci fuori coi circuiti fusi, in uno stato di perenne incubo.